Una galleria d'arte che funziona come un social network che dà la possibilità ad artisti noti e meno noti di mettersi in rete e farsi conoscere al grande pubblico. Tutto questo è Art Gallery e Salotto Letterario, il nuovo open space dedicato all'arte e alla cultura, ideato da Emanuele Giampaolo in via Bonito al Vomero. Una galleria che darà spazio soprattutto ai tantissimi artisti partenopei. Napoli è una città d'arte e lo testimonia la presenza di artisti ieri sera all'inaugurazione, ben oltre 40. Sculture, quadri, mosaici, tutte opere inedite e qualcuna anche impreziosita da premi nazionali ed internazionali. Ma qual è la filosofia dell'Art Gallery? Ce lo spiega Emanuele Giampaolo ai nostri microfoni. Il progetto della Gallery è nato soprattutto per dare spazio agli artisti napoletani, conosciuti o meno conosciuti. Napoli è piena di cultura. Diremo qualcosa di banale, che è piena di storia, è piena di cose belle. L'arte, purtroppo per fortuna, oggi è legata molto al personaggio che la produce. Quindi fare arte è difficile, ma va molto promossa anche dal punto di vista personale. E questo posto è adatto per fare questa cosa, cioè presentarsi, unirsi agli altri. Qui sotto funziona molto come un social network, funziona molto come Facebook, come Instagram. Qui la persona più famosa riesce a far conoscere la persona che ha praticamente meno visibilità. Noi abbiamo questo sogno, siamo giovani, abbiamo voglia di non di crescere, non di fare commercio, ma di promuovere realmente l'arte. Abbiamo voglia di creare qualcosa di buono, ma soprattutto un luogo, perché la cosa importante è la galleria, è nata proprio per dare un posto all'artista, una casa. Tra gli artisti in mostra anche una giovanissima pittrice partenopea, Cristina Manzi, una dei tanti artisti ospiti dell'Art Gallery Salotto Letterario. Nei suoi quadri, l'irriverenza dell'autodidatta, ma anche un cromatismo geometricamente perfetto. Soprattutto per un autodidatta come me, che non ha la tecnica, non possiede la tecnica, però va istinto. Quindi se tu ce l'hai dentro, comunque puoi esprimere sempre qualcosa, secondo me. Utilizzo acrilico su tela, però comunque tecnica mista, cioè spesso mischio varie cose insieme, tipo gessetti oppure olio, pennarelli, di tutto, smalto. Il soggetto che lei preferisce dipingere? Guarda, ultimamente i pesci sono, diciamo, il must della mia pittura, cerco di inserirli perché mi piace comunque proprio il design, cioè la forma che hanno, i riflessi, eccetera, comunque mi piace molto, quindi cerco di inserirli sempre, poi magari cambio, no?